Buonasera gentili telespettatori, puntata speciale di Made in Italy dedicata ad Ecomondo, la fiera internazionale per il recupero della materia e di energia dallo sviluppo sostenibile. Abbiamo avuto l'occasione di conoscere tante aziende in questa fiera che si è svolta dal 7 al 10 novembre a Rimini. Noi adesso vi lanciamo questo primo servizio che un po' presenta tante realtà che appunto abbiamo conosciuto in questa fiera e ci vediamo dopo. La nostra presenza ad Ecomondo è una presenza storica, sono andate tantissime manifestazioni, è una fiera diciamo, di riferimento per quanto riguarda poi appunto l'area della sostenibilità e della green economy. Quest'anno abbiamo continuato un percorso di presentazione anche del progetto della bioraffineria integrata nel territorio e quindi anche l'area appunto, come vedete, dei nuovi prodotti, delle nuove proposte. Alcuni di questi prodotti già quest'anno sono stati utilizzati per eventi molto importanti quali le Olimpiadi di Londra e sempre di più sono prodotti che vengono utilizzati anche ad esempio nel recente Salone del Gusto a Torino proprio per rendere sostenibile eventi e aree appunto nel caso della ristorazione sostenibili. Beh, noi ci occupiamo oramai da 30 anni di valorizzare quelli che sono gli scarti dell'attività umana, principalmente rifiuti solidi urbani ma anche industriali, con un spirito di massimo recupero di materia ed energia. I nostri impianti si occupano proprio di questo, cioè di trattare il materiale per trasformarlo, recuperare laddove possibile attraverso la produzione di energia e poi il recupero di materiali. Quindi i nostri impianti costituiscono un ciclo completo all'interno del quale poi infine scarti non ce ne sono più. Noi ci occupiamo principalmente del settore dell'ecologia, settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, chiaramente. Facciamo parte di un gruppo, che è il gruppo Merlo, che opera nel settore dei sollevatori idraulici in campo mondiale. Noi siamo una piccola branca di questo gruppo e oggi come oggi, per nostra problematica anche di organizzazione, copriamo l'Italia e copriamo il bacino europeo per circa un 15% del nostro fatturato. Ecco, come sta andando il mercato? Il mercato nel settore della raccolta rifiuti è un mercato che oggi posso dire che non è fermo ma è vivace, in quanto c'è la diversificazione della raccolta, passando dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, che porta comunque un lavoro per noi, per le nostre macchine. Il problema principale che noi oggi soffriamo non è chiaramente quello del mercato, quindi delle vendite, ma è un problema prettamente legato al discorso finanziario. Noi ci occupiamo principalmente di produzione di impianti per il recupero e la selezione di rifiuti solidi urbani. Esportiamo questi prodotti per l'80% in tutto il mondo, abbiamo una produzione anche di questi impianti in Italia, ma abbiamo storicamente un orientamento verso l'esportazione. Quali settori, quali campi coprite voi? Noi copriamo tutti i campi che riguardano un po' i rifiuti non tossici, quindi possiamo produrre impianti che vanno a recuperare rifiuti dal tal quale e impianti di secondo livello che vanno a recuperare la plastica, il vetro, la carta, il legno e tutto quanto si può recuperare tramite riciclo. Noi operiamo nel settore dell'ecologia applicata. In modo particolare direi nel settore del recupero e del riciclo di sostanze di rifiuti industriali. Ricicliamo e recuperiamo i rifiuti, mettiamo le mani nei rifiuti e cerchiamo di valorizzarli. Questa è la nostra attività direi dominante nel mondo in cui direi operiamo. Ecco, oggi è una situazione in un mercato molto difficile, in continua evoluzione. Nel vostro settore come sta andando? Il settore vive anche lui gli stessi momenti della realtà quotidiana. Io sono solito affrontare questo argomento con una battuta molto semplice che però dà un quadro ben chiaro. Quando il mare è in tempesta, quando il mare è agitato, è in burrasca per tutte le barchette che galleggiano, perciò tutti gli operatori che operano hanno questa difficoltà. La Ricoboni Holding trova le sue origini nel lontano 1964, si è sviluppata sempre più nel settore ambientale,
negli anni 80 ha ampliato il proprio raggio d'azione a tutto il territorio nazionale e sempre nel settore del trattamento e del recupero dei rifiuti di provenienza da attività industriali. E fino ad arrivare agli anni 2000, in cui si insedia in un territorio alessandrino, nel comune di Predosa. Che cosa si fa all'interno di questo impianto? Beh, allora, l'impianto è stato, l'azienda è stata rilevata nel 2004. L'impianto si occupa di effettuare dapprima sul territorio piemontese e comunque del nord-ovest micro raccolta di rifiuti industriali. È azienda concessionaria del Consorzio Nazionale Oli Esausti e ha realizzato linee di trattamento per il recupero di materia da rifiuti di provenienza industriale. Noi siamo una società di Milano e ci occupiamo di impianti di trattamento aria. Trattamento aria in generale, ma noi abbiamo, diciamo, diverse applicazioni con impianti di trattamento chimico, impianti di trattamento biologico, impianti di trattamento fisico come i carboni attivi. Quindi abbiamo un ampio range di applicazioni per trovare la soluzione migliore per ogni caso specifico di problema di emissioni, insomma. Ecco, qui a Decomondo è anche un'occasione per presentare qualche progetto interessante, voi ne avete uno, di cosa si tratta? Sì, è l'impianto, diciamo, biologico, biofiltro e biotreatment filter, che è una, diciamo, un potenziamento della biofiltrazione. Praticamente è un letto filtrante sul quale si sviluppa una colonia batterica che è proprio specializzata nella rimozione di inquinanti sia odorigeni, ma che inquinanti anche tossici per la salute dell'uomo, come i composti dello zolfo, dell'ammoniaca, i composti dell'azoto, scusi, come l'ammoniaca, che quindi vanno rimossi dall'aria. Su questo letto filtrante si ha quindi la formazione di questi batteri che fanno l'ossidazione biologica di questi composti. Quindi all'uscita si ha aria, tra virgolette, pulita, e abbiamo, diciamo, i batteri che vivono mangiando l'inquinante. Allora, con Lorenzo Rossi continuiamo qui a Decomondo a raccontare qualche impresa interessante. Allora, voi di cosa vi occupate? Allora, UNOM è un'impresa che nasce circa 20 anni fa, di Bergamo, provincia di Bergamo. Si occupa principalmente di due attività, che sono la bonifica di siti contaminati e la bonifica da amianto. Queste due attività le porta avanti ormai con un'esperienza ormai decennale e un po' su tutto il territorio nazionale italiano. Abbiamo cantieri un po' ovunque, da Lampedusa al Trentino, quindi siamo veramente diffusi ovunque. Noi abbiamo più aziende, la principale Polirecuperi, è un'azienda che fa trattamento rifiuti in provincia di Milano, più precisamente a Cornaredo. Trattiamo materiali recuperabili principalmente, quindi carta, plastica, ferro, e facciamo anche trasporti a livello regionale e a livello nord Italia. Con Mariangela Mussi dell'azienda Vibeco, voi di cosa vi occupate? Allora, noi ci occupiamo sostanzialmente di bonifiche, settore bonifiche ambientali. Lei sa che dal 2000 in poi, dalla 471 in poi, terre e rocce da scavo sono diventate un rifiuto e quindi è nato tutto un indotto che ha fatto lavorare un bel po' di persone, ha fatto nascere nuovi know-how, nuove tecnologie. Le nostre, come Vibeco, abbiamo impianti, cioè ci occupiamo di bonifiche ambientali e abbiamo degli impianti su Milano, semplicemente delle discariche di inerti, un paio di discariche, un paio di impianti che comunque trattano e riducono volumetricamente i terreni. E abbiamo ripristini ambientali e impianti al recupero per macerie, il nostro settore comunque, il nostro core business è comunque la bonifica ambientale. E noi ci occupiamo del recupero di platinoidi a partire da catalizzatori, soprattutto automobilistici ma anche industriali e petrolchimici. Come sta andando la nostra attività? Ma diciamo che abbastanza bene, salvo che risente della stagnazione economica, il fatto che si vendono meno auto, quindi ci sono meno catalizzatori da recuperare dalle auto che raggiungono la fine vita, no? Ecologistica è una società che nasce per risolvere i problemi dell'ambiente e della sicurezza nelle aziende.
Noi abbiamo quattro macro categorie di prodotti che cercano di soddisfare queste esigenze e risolvere questi problemi, che sono: uno, lo stoccaggio, il contenimento, le soluzioni anti-inquinamento e movimentazione. Grazie alla nostra gamma di prodotti ovviamente riusciamo a soddisfare tutte le esigenze dei nostri partner che collaborano con noi. Savino Barbera produce elettropompe e agitatori in materiali plastici per i prodotti chimici, per il pompaggio, il trattamento e la movimentazione in generale di liquidi corrosivi. È un'azienda medio-piccola ma con una grande esperienza alle spalle, perché nasce alla fine degli anni 40, quindi sono più di 60 anni che siamo sul mercato. I prodotti che noi offriamo sono pompe orizzontali, pompe verticali e agitatori costruiti in materiali plastici resistenti alla corrosione. Da sempre noi produciamo prodotti ad alta tecnologia. Pur essendo delle pompe centrifughe, dei prodotti semplici, cerchiamo di offrire dei prodotti di alta qualità, a partire dalla selezione dei materiali, dalla selezione dei fornitori, dal processo produttivo che è effettuato internamente nel nostro stabilimento in provincia di Torino. Sì, la T-Line SRL è una società, diciamo, abbastanza giovane, nel senso che è stata costituita un paio di anni fa, per, diciamo, la gestione e la rappresentazione e la commercializzazione di questi marchi che noi andiamo a selezionare sul mercato. Quindi attualmente abbiamo quattro marchi, quindi, diciamo, noi ci occupiamo di macchine per il trattamento del rottame specificatamente, quindi il nostro obiettivo è quello di trovare queste produzioni, queste tecnologie che possano essere poi asservite, diciamo, alla produzione, alla trasformazione, alla differenziazione del rottame per poi essere riutilizzate, diciamo, riciclate a livello di fusione piuttosto che acciaierie e via di seguito. Ecopneus è un'organizzazione che è stata costituita nel 2009 per preparare un sistema che assolvesse agli impegni e agli obblighi che sarebbero poi derivati a seguito di un'uscita di un decreto ministeriale a tutti i produttori e importatori che immettono pneumatici in Italia, nel mercato italiano. Dal 7 settembre 2011 la legge è in applicazione, e da quella data chiunque importa o produce pneumatici e li vende nel territorio italiano è obbligato a garantire, ad assicurare una raccolta totale nell'anno successivo. È un importantissimo fatto che è scattato, dà un grosso obbligo a chi produce e mette pneumatici, ma garantisce anche che alla fine non ci sia più dispersione, e quindi un fine estremamente nobile per poter garantire che quando un pneumatico arriva a fine vita né venga abbandonato né venga inserito in canali illegali danneggiando l'ambiente o mettendo a rischio la salute dei cittadini. Ecco, ci sono due progetti interessanti che possiamo citare per raccontare proprio il vostro ruolo. Sì, noi questo materiale raccolto lo incanaliamo in due forme di recupero, quelle permesse dalla legge, autorizzate dalla legge, che si chiamano recupero energetico, quando da questo materiale raccolto, da questi pneumatici raccolti si estrae energia, e il recupero di materiale quando invece, passando attraverso delle operazioni di granulazione e di frantumazione, si ottiene una materia prima seconda che può trovare varie applicazioni proprio sfruttando le caratteristiche fisiche del granulo di gomma. Una delle più interessanti è l'unione di polverino, quindi una parte molto fine di questo pneumatico, ottenuto attraverso frantumazione, negli asfalti per asfaltare strade con un manto più elastico. La presenza di polverino nell'asfalto nella misura del 5-8-10% dà una elasticità al manto stradale tale per cui la formazione di buche, la frantumazione dell'asfalto è molto più ridotta, è molto inferiore, o comunque avviene in tempi molto più lunghi. La strada quindi assume una durata molto maggiore, si riduce il numero di cantieri stradali e quindi la vita del manto superficiale è di molto allungata. Ma altro grande vantaggio: c'è una forte riduzione del rumore del traffico veicolare, per cui si possono ottenere riduzioni di rumore paragonabili a quelle che si ottengono mettendo le barriere a lato della strada. E c'è una bella applicazione in questo momento in provincia di Bolzano, dove in un villaggio attraversato da una strada provinciale con intenso traffico, invece delle barriere, mettendo questo asfalto particolare, si è ottenuto il risultato atteso. Così come invece a Venaria si è dimostrato
in questa seconda applicazione fatta vicino a Torino, in periferia di Torino, nella strada che collega la città con la Reggia. Anche lì un tratto di strada fatto in questo modo dimostra come la silenziosità, la tenuta di strada e vedremo presto anche la durata sono confermate proprio da applicazioni pratiche. Ma se noi guardiamo la crescita che c'è stata dall'inizio, quando si è cominciato, dalle prime 100.000 tonnellate, in 12 anni siamo passati, negli ultimi 12 anni, nel 2000-2001 eravamo a 130-140.000 tonnellate, siamo a questo risultato di 660, quest'anno speriamo di arrivare a 690, forse quasi a 700, arrotondando i numeri. E questo è una grossa crescita. Naturalmente in Italia non tutti fanno la raccolta differenziata bene e non tutte le regioni hanno la stessa performance, per cui c'è un'Italia a tre velocità: le regioni del nord sono molto più virtuose, quelle del centro sono in una fascia di media nazionale e scendendo c'è ancora molto da fare. E qui bisogna fare un appello al cittadino, perché il cittadino deve considerare un gesto virtuoso fare la raccolta differenziata a casa e mettere la plastica nel sacco della plastica, l'alluminio, i vari materiali, le lattine, eccetera, eccetera. Il CONAI è un consorzio privato senza fini di lucro che ha l'obiettivo di raggiungere i target stabiliti dalla direttiva europea e dalla legislazione italiana in termini di recupero e di riciclo dei rifiuti di imballaggio. È un consorzio formato da produttori e utilizzatori di imballaggi che hanno questo obbligo per legge. Nell'arco di questi anni, di questi 15 anni di attività del CONAI, ecco, noi abbiamo raggiunto degli obiettivi estremamente importanti, cioè abbiamo tolto dalla discarica 3 imballaggi su 4. Nel 98, quando questo sistema è nato, era esattamente l'opposto, quindi solo un imballaggio su 4 veniva riciclato o recuperato. Noi visualizziamo persone, oggetti e mezzi attraverso la tecnologia GPS, e sia attraverso dispositivi molto semplici come possono essere dei telefoni Android, oppure attraverso centrali di localizzazione veicolari definite black box, anche molto particolareggiate. Il tutto viene visualizzato su una mappa cartografica attraverso un motore cartografico di nostra proprietà, e questo è quello che ci differenzia un po' rispetto agli altri. Ecco, la vostra presenza qui ad Ecomondo? Perché noi forniamo servizi alle aziende, aziende pubbliche o private, che si occupano della raccolta rifiuti e quindi vogliono tenere sotto controllo l'esercizio, la raccolta rifiuti, ma anche altri servizi delle aziende come possono essere deratizzazione e disinfestazione, quindi localizzare mezzi, localizzare persone per poter garantire la qualità del servizio e anche certificare il servizio. Quindi il tutto viene ottimizzato per produrre meno chilometri, meno CO2 e soprattutto garantire una qualità migliore al cittadino. Siamo una piattaforma di selezione di carta, plastica e rifiuti, operiamo nel mercato dal 37, è un'azienda che ha avuto trascorsi familiari, oggi ceduta a un fondo di investimenti straniero e fondamentalmente recuperiamo carta per avviarla al recupero, lavoriamo, trattiamo rifiuti per avviarli al recupero in maniera automatica e la stessa cosa facciamo per le selezioni delle plastiche di flusso da raccolta differenziata. Ecco, come sta andando il mercato? Base carta complicato per una questione di livello mondiale, nel senso che c'è un consumo dei succedani della cellulosa evidentemente e questo ci porta all'export spinto. La base plastica ha un incremento perché per quanto riguarda la nostra azienda abbiamo investito in questo senso per poter essere più produttivi e più efficaci e efficienti nel nostro settore. I rifiuti tengono fondamentalmente, anche se c'è evidentemente un calo dei consumi in generale, ma non così significativo come in mercati più maturi, tipo quello della carta, dove al problema della ciclicità del mercato si aggiunge un problema di tipo strutturale dei nostri clienti. Ci troviamo con Duilio Corbellini della Affilor qui ad Ecomondo. Allora, innanzitutto, voi di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di lame industriali, nel settore specifico utensili per la macinazione e la riduzione dimensionale dei vari prodotti. Possono essere legno, possono essere metalli, possono essere plastica o può essere sicuramente immondizia. Come sta andando il mercato? Ma il mercato
sta andando sicuramente bene, perché è chiamata green economy, ossia mercato del futuro. Non dobbiamo più distruggere, ma dobbiamo costruire, ossia utilizzare quello che abbiamo utilizzato negli anni passati per creare nuova ricchezza e nuovi consumi. Ecco, che tipo di vantaggi possono dare i vostri prodotti? Diciamo una performance nel tempo sicuramente, e sicuramente deve essere un lavoro fatto in equip con i vari costruttori o progettisti di impianti per cercare di ottenere il massimo con minor consumo e minor sforzo sicuramente. Ecomondo è la vetrina delle soluzioni tecnologiche più efficaci per la gestione e valorizzazione del rifiuto in tutte le sue tipologie, per il risparmio idrico, l'efficienza energetica e il riuso delle risorse. Continuiamo questo giro di interviste che abbiamo raccolto e ci vediamo ancora dopo. Beh, il nostro gruppo ambientale nasce circa 30 anni fa per compiere la salvaguardia del creato. Questo cosa significa? Significa produrre energia pulita dall'energia di filiera, cioè non solamente le energie naturali che il buon Dio ci ha dato, ovvero valorizzare il sole, l'acqua, il vento attraverso l'eolico, il fotovoltaico e l'idroelettrico, oppure la geotermia, ma quelle energie di filiera che servono proprio per sia fare energia pulita ma eliminando un inquinante, quindi utilizzando quello che è un inquinante. In questo caso, nel caso di Marco Polo, parliamo di biogas e di trasformarlo appunto in un valore aggiunto, in una risorsa. Questa è la base sicuramente della nostra filosofia. Grazie a questo Marco Polo ha quattro business unit operative oggi, che sono la principale, che rappresenta appunto il nostro core business, che è il biogas da discarica. Che cosa significa? Significa che Marco Polo si mette di fianco alle discariche e sostanzialmente va a captare questo biogas che si produce dalla degradazione dei rifiuti, quindi è un fenomeno totalmente naturale che avviene in natura e avviene in discarica, lo va a depurare, perché il biogas è uno dei peggiori inquinanti, è tossico e nocivo, e se non venisse captato che cosa succederebbe? Succederebbe che lui andrebbe in atmosfera e nel sottosuolo inquinando tantissimo. A questo punto questo biogas viene preso, viene convogliato all'interno di motori a ciclo 8, che sono motori Embacher, che è un po', diciamo, la Rolls Royce di questi tipi di motori, e viene spillato in continuo e trasformato in energia pulita, quindi usato come combustibile per produrre energia, quella che tutti chiamano oggi energia verde. Questa perché, come ho accennato prima, è un'energia molto più virtuosa rispetto alle altre forme di energia, proprio perché in questo caso tu hai un biogas che inquina tantissimo, che crea un sacco di problemi, che creerebbe molti problemi all'ambiente, e tu lo vai a trasformare, a tramutare in qualcosa di molto utile, cioè in energia pulita, anche perché l'Italia sicuramente nel 2012 non può pensare di continuare a dipendere dall'estero. Quindi il fatto di poter avere un biogas a discarica, tra parentesi, noi rappresentiamo solamente il 2% delle energie pulite in Italia, quindi il biogas a discarica è davvero una parte molto piccola rispetto al totale delle energie pulite, però comunque è secondo me, e secondo, insomma, a mio avviso, una delle più virtuose. Quindi questo è il nostro core business. La nostra seconda attività, che diventerà molto, molto più consistente nei prossimi anni, è li chiamano impianti a biomasse. Noi abbiamo dato un nome molto più articolato a questo processo, proprio per mettere all'interno del nostro nome tutte le filiere produttive coinvolte nel processo, e quindi si chiamano impianti ambientali, e sono quelli che ci sono alle mie spalle, impianti ambientali zooagro bioenergetici di filiera a ciclo chiuso. Quindi zooagro bio ed energetici sono tutte queste filiere coinvolte nel processo, ovvero quella zootecnica, quella agricola, quella biologica, quella energetica e quella ambientale. Quindi in un solo processo abbiamo tanti attori che contribuiscono a rendere più sano il nostro ambiente. Che cosa significa questo? Significa che Marco Polo fa dei contratti ventennali con degli allevamenti. La legge nazionale parla di filiera corta di 70 km, ovvero dice ai produttori di energia da biomassa di raccogliere la biomassa nell'arco dei 70 km. In realtà Marco Polo rimane molto ben al di sotto di questi 70 km, perché raccogliamo nell'arco di 15-20 km, quindi siamo molto più ecosostenibili rispetto agli altri. A questo punto vengono raccolti i letami di qualità, e quando dico di qualità mi dicono: perché esistono i letami di qualità e quelli non di qualità? Sì. Ovvero i letami di qualità sono quelli prodotti da allevamenti sani, perché Marco Polo fa questi tipi di contratti solo con quegli allevamenti che rispettano un certo disciplinare, sia di come viene tenuto l'animale nella stalla, sia proprio dell'alimentazione che viene data a questo animale. A questo punto i letami vengono convogliati sull'impianto,
vengono mixati nel modo giusto, perché i digestori anaerobici, che sono questi diciamo grandi pentoloni condotti in assenza di ossigeno, per poter funzionare un po' come degli stomaci umani, quindi per poter funzionare bene, siccome all'interno ci sono microrganismi, devono avere la corretta alimentazione. Quindi viene fatto il mix equilibrato di letami. A questo punto, nella prima parte del processo, viene prodotta energia pulita, perché avviene la stessa reazione biofisica naturale che avviene nelle discariche, cioè si forma questo biogas, che è sicuramente molto meno nocivo rispetto al biogas di discarica di cui abbiamo parlato prima, perché qua parliamo di un biogas che deriva da letami e non da rifiuti che ci sono in una discarica, però lasciato in un campo in eccesso anche questo biogas inquinerebbe. Pertanto, con lo stesso concetto di prima, viene messo qui dentro, spillato in continuo, mandato a questi motori di cogenerazione per produrre energia pulita. E fino a questo punto diciamo che quelli che possono essere considerati i nostri competitor fanno più o meno quello che facciamo noi. La differenza è che loro lo fanno, almeno il 90% degli impianti che esistono in Italia di biomasse sono fatti con mais, quindi con cereali. E devo dire che la nostra filosofia è molto contraria a questo, perché avendo miliardi di persone nel mondo che muoiono di fame, ci sembra una cosa poco etica coltivare dei terreni per fare energia. Quindi risolvi un problema ma ne vai a creare un altro. A questo punto qua arriva la vera parte innovativa del nostro processo: questo digestato, che è il letame digerito, viene fatto uscire dai digestori e viene messo su delle lettiere che si vedono qua. Viene messo su delle lettiere dove viene lavorato per un periodo che varia dai 6 ai 12 mesi. In questo periodo, questo è un brevetto Marco Polo, questo digestato viene appunto lavorato. Dopo questo periodo il prodotto viene vagliato, insacchettato e poi commercializzato. E quindi a questo punto possiamo dire che si è creato il vero e proprio ciclo chiuso, cioè quello che entrava come un problema, cioè i letami buttati in eccesso in un campo. Quindi rispetto alla normativa nitrati, oggi gli allevamenti, la maggior parte degli allevamenti in Italia hanno troppi capi di bestiame, qualunque tipo di capo, possiamo parlare di bovini, di polli piuttosto che di maiali, rispetto agli ettari di terreno che hanno per poter espandere il loro letame. Quindi questo tipo di impianto va a risolvere una grande problematica senza nulla togliere agli allevamenti. Allora, Promeco S.p.A. è un'azienda che lavora nel settore dell'ambiente, nel trattamento dei rifiuti, in particolare la valorizzazione del rifiuto per produrre, diciamo, una nuova materia, una risorsa, valorizzarla e quindi creare un'economia dietro a un problema ambientale, risolvendo tramite i nostri impianti, nostri macchinari, porre delle soluzioni per questi tipi di rifiuti e produrre dei nuovi prodotti che vengono ricollocati nel mercato. C'è Promeco S.p.A., un'azienda che lavora da più di 20 anni in questo settore. Promeco S.p.A. lavora anche nel settore delle plastiche, dove ci si propone di riciclare materie plastiche varie che si vanno dal fil del polietilene, dalle bottiglie, dalle casse di plastica. Diciamo, tutti quegli scarti di plastica che vengono appunto scartati e rifiutati vengono presi, trattati, lavati, ripristinati e prodotta nuova materia prima e seconda da ricollocare nel settore delle plastiche per produrre nuovi prodotti di plastica. Un'altra tecnologia molto importante di cui fiora l'occhiello di questi ultimi anni è stata quella di produrre un impianto per fare una conversione delle plastiche di rifiuto in idrocarburo liquido, diciamo una sorta di nuovo petrolio, il petrolio del futuro, dove andiamo a prendere tutto il problema delle plastiche miste di scarto, di rifiuto, che per diversi motivi non possono essere riciclate e produrre un nuovo prodotto. Noi andiamo a produrre una miscela di idrocarburi che viene poi collocata nelle raffinerie, proprio come l'olio e il petrolio che arriva dal Medio Oriente. Airbank è un'azienda che è presente sul territorio da oltre 10 anni, territorio piacentino, serviamo tutto il territorio nazionale e internazionale e si occupa di salvaguardia dell'ambiente e sicurezza, intesa in corretto stoccaggio di sostanze potenzialmente pericolose. Quindi noi siamo in primis dei consulenti che supportiamo le aziende che hanno problematiche di natura ambientale o di stoccaggio di sostanze potenzialmente pericolose a trovare le soluzioni più idonee per risolvere i loro problemi. Quindi diciamo che abbiamo tutta una serie di prodotti standard che abbiamo a catalogo, ma tutta una serie di prodotti che personalizziamo ad hoc per le esigenze dei nostri clienti.
Noi siamo Industria Tessile, facciamo parte di un gruppo internazionale che è la Kaiser Filtertech, con sede in Germania. Noi siamo la filiale italiana della Kaiser. E produciamo elementi filtranti per l'industria tessili, quindi operiamo in vari settori produttivi, partendo dall'industria alimentare, industria acciaierie, fonderie, industrie ceramiche, termovalorizzatori, industrie di qualunque tipo di realtà produttiva, diciamo, per cui dal piccolo alla grande industria. Non abbiamo un cliente standard, possiamo acquisire ordini di basso valore come commesse di importi, con importi significativi e rilevanti. E siamo un'azienda che ormai è nel settore da 80 anni, nel Canavese, siamo situati perché siamo a Caselle. Da Rimini ci spostiamo a Milano per un convegno organizzato da Sinergie Moderne in collaborazione di Madexpo, proprio in occasione del Salone Madexpo che si è svolto a ottobre a Milano, appunto. Noi vediamo questo servizio e tante interviste che abbiamo raccolto e torniamo dopo. Biocasa Felice. Economia, energia, etica nel costruire e nell'abitare. Questo è il nome del convegno che si è svolto in occasione del Madexpo ed organizzato da Sinergie Moderne Network in collaborazione proprio con Madexpo. Un'occasione per presentare le novità tecnologiche in tema di costruzioni, sempre più sostenibili. Noi in questo convegno che abbiamo fatto al Madexpo, come anche in altri casi come Bastia Umbra, Climehouse dell'Umbria, intendiamo proporre una serie di soluzioni tecniche ottimali per risparmio energetico, per recupero di calore, sia per quanto riguarda l'involucro di utilizzo sia per quanto riguarda l'impiantistica. Un evento che ha visto la partecipazione del professore Maurizio Pallante, fondatore del Movimento per la Decrescita Felice, che ha potuto illustrare alla numerosa platea come sta cambiando il modo di vivere delle persone. Oggi questo tipo di innovazioni tecnologiche che mirano a ridurre i consumi energetici delle case e a soddisfare il fabbisogno residuo con fonti rinnovabili sono una scelta strategica per uscire dalla crisi economica. Un evento unico per il pubblico che ha partecipato al convegno, sempre più attento alle tematiche della sostenibilità ambientale, ma anche all'etica nel campo delle costruzioni. Quale deve essere il futuro della casa? Autosufficiente. Ma mi aspetto che parlino soprattutto di prodotti innovativi. In Italia abbiamo un limite, secondo me molto importante, che è legato alla fossilizzazione da parte dei progettisti sul classico blocchetto. Per cui spero che insomma, si veda qualcosa di nuovo in termini di risparmio energetico e anche estetico. Di conoscere qualcosa di innovativo che non uso attualmente, già da questo punto di vista, qua, perché ormai sono già 10 anni che uso materiali naturali, quindi da questo punto di vista qua, quindi giusto per capire cosa c'è di nuovo, se c'è qualcosa di nuovo e come utilizzarlo per i prossimi progetti. Tante le aziende che hanno potuto presentare i propri prodotti nell'ottica di una casa sostenibile. Noi ci occupiamo come Vortice di trattamento dell'aria in generale, quindi con prodotti che vanno dal trattamento dell'aria, la depurazione, la climatizzazione, la ventilazione e così via. Beh, la nostra azienda produce sistemi di fissaggio da più di 50 anni e in particolare ci occupiamo di ancoraggio chimico, resine per i fissaggi chimici. Noi siamo Bampi, un'azienda che da 33 anni si occupa di trattamento dell'acqua all'interno delle abitazioni, quindi impianti di scarico, impianti di distribuzione idrica. Noi produciamo dei sistemi per rinforzare i solai esistenti e per realizzare solai nuovi con caratteristiche prestazionali e meccaniche migliori. Ma la Matteo Tunnel Partner è uno studio di architettura specializzato nella progettazione architettonica, lo dice la stessa parola, interior design e product design. Ci occupiamo principalmente di alberghi e edifici di varia natura. Uniform si occupa dal 1988 di produrre sistemi all'avanguardia per serramenti in legno alluminio e legno bronzo. Abbiamo una divisione interna che produce facciate continue che hanno il legno all'interno, rover e lamellare che produciamo autonomamente, e all'esterno rivestiamo il legno con metallo, alluminio, bronzo in diverse finiture per proteggere il legno dall'aggressione delle intemperie. Il mio intervento sarà un intervento volto a condividere con tutti gli esperti di settore quella che è l'esperienza di BASFA in materia di riqualificazione edilizia. Questo perché in Italia abbiamo un patrimonio edilizio estremamente vetusto, il 61% degli edifici ha più di 50 anni
e che non ha subito interventi di manutenzione. Il mio intervento si concentra su due discorsi principali. Uno è la schermatura solare delle vetrate, ovvero delle superfici trasparenti e traslucide con pellicole antisolari a lunga durata, e l'altra la schermatura di superfici opache, ovvero guaine, tetti. Ci occupiamo con Sica Italia, la mia società, di prodotti chimici per l'edilizia e per l'industria, e nel caso particolare siamo qui a presentare delle soluzioni innovative per il risparmio energetico che si ottengono attraverso l'utilizzo di prodotti per coperture ad alta riflettanza. L'aspetto fondamentale per sviluppare il mercato in questo senso è soprattutto la normativa. Il mercato non si sviluppa verso un'ottica di migliore costruzione per un risparmio futuro, a meno che non ci sia una normativa che lo obbliga, lo abbiamo già visto in passato. Prima che ci fosse una normativa sulla schermatura solare, il fattore solare era qualcosa che si compensava con l'aria condizionata. Oggi la ristrutturazione, con ogni probabilità, è una delle chance per chi opera nel settore dell'edilizia, che rimane vivo e su cui noi puntiamo decisamente per andare avanti, per poter lavorare per il futuro. Non ci fermiamo qui, perché ancora da Rimini tante interviste, tante realtà che abbiamo conosciuto. Vediamo questo ultimo servizio e poi torniamo per i saluti. Dunque, noi abbiamo un'azienda che ha iniziato la sua attività nel 1975 e che si occupa della produzione di oli e grassi lubrificanti per il settore industriale. E sono lubrificanti speciali formulati al nostro interno attraverso personale qualificato e un laboratorio attrezzato, e prodotti nei nostri impianti di Cisliano, dove ha la sede la società. Quali sono i vantaggi dei vostri prodotti? I nostri prodotti hanno come vantaggi, essendo prodotti speciali, diciamo fabbricati con materiali e basi di tipo sintetico, hanno vantaggi nella durata, nella prestazione del lubrificante stesso. Come diciamo, produzione, abbiamo lubrificanti, oli e grassi di tipo tradizionale, ma abbiamo anche sviluppato nel tempo lubrificanti speciali per il settore alimentare. E siamo stati i primi in Italia a creare una linea dedicata al settore delle industrie alimentari, e adesso, ormai da circa 6-7 anni, abbiamo sviluppato invece una linea di prodotti biodegradabili, in un settore in cui crediamo molto come azienda innovativa. Noi ci occupiamo di lavorazione della plastica, in particolar modo siamo produttori specializzati di taniche, contenitori per carburanti, contenitori omologati. E recentemente ci siamo allargati un po' nel discorso dell'ecologia con un contenitore dedicato appunto alla raccolta dell'olio vegetale esausto. Il nostro progetto si chiama Green Oil e contiamo di proseguire e sviluppare questo settore, in questo settore che riteniamo molto importante. È tutto da scoprire. La nostra azienda si occupa di trattamento e filtrazione dell'acqua, e dopo questo trattamento l'acqua viene messa in ambiente con vari sistemi e vari metodi che, volendo, poi vi spiego nel corso dell'intervista. Ecco, quali sono i vantaggi di questo tipo di prodotto? Allora, parliamo a livello industriale, perché l'umidità è quello che noi andiamo a creare, è una cosa dove a livello industriale è necessario, mentre a livello domestico è una cosa negativa. Di solito in casa o in ufficio abbiamo troppa umidità e si cerca di deumidificare. A livello industriale è noto agli utilizzatori, è invece un discorso molto utile e necessario. Con l'umidificazione, come possiamo vedere un breve presentazione alle mie spalle, si può abbattere le polveri durante le lavorazioni, possiamo abbattere i cattivi odori, ridurre le temperature durante le fasi di lavorazione. Per esempio, abbiamo delle aziende dove a causa delle lavorazioni le temperature salgono molto alte, noi generiamo una nebbiolina per tenere bassa, per abbassare le temperature. Oppure ambienti dove abbiamo molte polveri generate dalle lavorazioni del legno, della carta o movimento terra o movimento rifiuti, con la umidità io abbasso le polveri, tant'è che
per esempio la cosa naturale è quando piove, durante le giornate di pioggia, non abbiamo problemi di polveri o di cattivi odori come li abbiamo nelle giornate ventose. Quello è perché manca umidità in ambiente, noi riportiamo la umidità a livelli ottimali. Il compostaggio è il trattamento totalmente naturale di quelle frazioni biodegradabili dei rifiuti, quindi dell'umido che viene dalla cucina, delle sfalci, delle potature che vengono nei nostri giardini, vanno in impianto, vengono miscelate e in un periodo di 3-4 mesi si degradano e diventano terriccio, diventano quell'humus che nella natura magari ci metti un anno o due anni per farsi e invece in un impianto con 90-120 giorni si fa questo terriccio. E oggi i più grossi industrie del settore di rifiuti in Italia, stiamo parlando di 4 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti trattati, quindi rifiuti tutti biodegradabili, 1 milione e mezzo di tonnellate di compost prodotto da queste che vanno agli agricoltori soprattutto per la fertilità del suolo, 270 impianti in tutta Italia, anche al sud, ma soprattutto nel centro-nord, occupazioni di circa 4.000 persone e con un fatturato che secondo il calcolo va fra i 350 e i 500 milioni di euro annuo. Il compostaggio oggi tratta quasi il 40% di tutte le raccolte differenziate dell'Italia. Noi ci occupiamo degli impianti di compostaggio e trattamento rifiuti della frazione organica principalmente e anche di trattamento aria in generale. Diciamo che il settore del compostaggio, noi abbiamo appena concluso un grosso lavoro alla città di Olbia presso il CIPNES tramite una gara d'appalto a livello nazionale. Era stata la fornitura di 20 biocelle e la realizzazione di questo impianto e l'alternativa agli inceneritori o termovalorizzatori. Diciamo che con la pirolisi non si brucia il rifiuto che il termovalorizzatore fa, è un, diciamo, è un'induzione termica al materiale all'interno di questo skill, diciamo, questo cilindro rotante. La pirolisi, oltre a ridurre il materiale, tutto, si ha la produzione di energia elettrica, che quella dagli inceneritori non si ha, quindi con anche la diminuzione e l'abbattimento quasi totale delle diossine. Ma noi ci occupiamo di parecchie cose, la nostra azienda è una multiservizi che va quindi dalla distribuzione dell'acqua potabile al trattamento delle acque, alla distribuzione del gas metano e poi il settore di cui io faccio parte, il settore del trattamento dei rifiuti e della raccolta. In particolare sul trattamento rifiuti siamo degli esperti nel trattamento della frazione organica che proviene dalla raccolta differenziata effettuata dai cittadini. Abbiamo un impianto che in immagine si può vedere alle mie spalle, un impianto che tratta questa frazione e produce del biogas e del compost per l'agricoltura. In particolare la parte biogas è un'energia da fonte rinnovabile, quindi questa energia viene a oggi sfruttata, viene trasformata in energia elettrica e calore e il calore viene utilizzato per una rete di teleriscaldamento. Su questo diciamo che siamo abbastanza innovativi a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Abbiamo anche dei progetti particolari, adesso il nostro sogno sarebbe di poter trasformare questo biogas in biometano e poterlo utilizzare direttamente sui nostri mezzi o addirittura poterlo inserire nelle reti di distribuzione. Chissà, in un futuro potremo accendere il gas di casa con il biogas prodotto dai rifiuti. La nostra azienda si occupa di impianti di trattamento delle acque per il settore industriale. In pratica tutte le aziende che producono qualcosa normalmente sporcano l'acqua. Noi proviamo a pulirla, ogni tanto ci riusciamo, ogni tanto no, scherzo. E quindi nelle industrie, la maggior parte delle industrie consumano acqua e la sporcano. Quindi serve di trattare l'acqua in ingresso e anche l'acqua in uscita. Abbiamo diverse tecnologie che ci consentono di approcciare il mercato un po' in tutte le direzioni. Ecco. Non ci occupiamo del settore pubblico, ma siamo specializzati nel trattamento delle acque, ripeto, solo per l'industria. Noi siamo produttori di pompe centrifughe, antiacide e antiabrasive, è un'azienda la nostra della provincia di Milano, nata nel 1947. Operiamo, come dicevo, in tutto il mondo, dal settore minerario al settore siderurgico, chimico, farmaceutico e da un po' di anni ci stiamo interessando del settore delle aziende che producono fosso, trattano fosso, chiedo scusa. Quali sono i vantaggi di chi utilizza i vostri prodotti?
Allora, il vantaggio, come dicevo, essendo specializzati nell'ambito del trattamento di prodotti da miniera, quindi del minerario vero e proprio, abbiamo sviluppato delle tecnologie antiabrasive molto molto importanti e molto apprezzate. Quindi le varie aziende che operano ad oggi nel settore ecologico, quindi il trattamento, come dicevamo, dei rifiuti o del forsu, hanno grossi problemi di usura. Le nostre macchine permettono di avere una vita molto più lunga con delle efficienze, quindi dei risparmi energetici molto importanti. Questo fondamentalmente. Finisce qui questa puntata speciale di Made in Italy. Abbiamo conosciuto tante aziende, tante belle realtà. Noi vi lasciamo con questo ultimo servizio e ci vediamo mercoledì prossimo. Buona serata. 19 ottobre 2012, ci troviamo evidentemente a Milano per parlare di real estate e di sostenibilità. GBC Italia ha infatti organizzato una tavola rotonda in cui si è parlato delle tendenze di crescita globale, dei green buildings e delle politiche che possono favorire lo sviluppo in ottica di sostenibilità. Naturalmente l'argomento è il settore immobiliare, è una spia dell'economia, dell'andamento dell'economia, quindi se l'economia va male inevitabilmente va male anche il settore immobiliare, ma le strategie di rilancio passano necessariamente da qualificazioni e certificazioni energetiche di sostenibilità degli edifici. Proprio questo è l'argomento del quale si è parlato presso la sede di Assimpredil Ance, l'auditorium in via San Maurilio 21. L'occasione è stata quella di confrontarsi con i maggiori attori nazionali ed europei del real estate, con i quali si è delineato uno scenario evolutivo internazionale e il quadro italiano per le nuove costruzioni e la riqualificazione del patrimonio esistente. Abbiamo intervistato i top player di questo settore, vediamo l'intervista. Per ritornare a crescere bisogna investire. Per investire ci devono essere occasioni, domanda effettiva, disponibilità di risorse. È difficile trovare settori nei quali queste prospettive convergono tutte quante in senso positivo. Devo dire la verità, una delle aree sulle quali possiamo contare per stimolare un nuovo ciclo di investimenti è proprio questo. Cioè di soddisfare una domanda di riqualificazione edilizia di questo nostro paese nel senso della sostenibilità energetica, di cui c'è un enorme bisogno. Il problema sono le risorse finanziarie, perché in un paese che soffre da questo punto di vista bisognerebbe trovare mezzi che inneschino il processo. Oggi il mondo delle costruzioni è in crisi nei paesi maturi, soprattutto nei paesi dell'Europa mediterranea, e l'Italia è uno di questi, con grosso tracollo dei nuovi investimenti. A fianco di questa situazione ci sono altri paesi nelle economie emergenti nelle quali, malgrado un rallentamento, il mondo delle costruzioni continua ad investire in nuove costruzioni. Quello che è incoraggiante è che anche in questi paesi la parte dell'edilizia relativa all'edilizia sostenibile è una quota crescente e con una crescita maggiore del resto. Io credo che il settore delle costruzioni sia evidentemente in crisi, ma è importante sottolineare che è in crisi l'intero settore immobiliare, quindi dei servizi immobiliari e del prodotto immobiliare che si offre al mercato e che si offre anche agli investitori, non solo agli utilizzatori. Quindi è indubbio che la qualità del patrimonio e il rating, le certificazioni, quindi la riconoscibilità di un livello di qualità a livello internazionale può aiutare il mercato italiano a essere più internazionale, a attrarre investitori stranieri e a utilizzare molto meglio il patrimonio e quindi a generare più reddito. Ma direi che la sostenibilità è il tema del momento, sia edilizia ed energetica, per ridurre il costo complessivo dell'abitazione, perché spesso la bolletta non viene correttamente computata in quanto costa un'abitazione in termini di affitto, ma anche una sostenibilità in termini, diciamo, ambientali di quartiere. Molto interessante quello che Green Building Council sta facendo, non solo per i protocolli dell'edificio ma anche per i protocolli del quartiere, perché penso che i servizi e la qualità della convivenza all'interno di un ambito urbano diano anche appetibilità commerciale dal punto di vista immobiliare. Il futuro dell'immobiliare in Italia io credo che sia nella riqualificazione dell'infrastruttura immobiliare. La riqualificazione è soprattutto nel rendere più moderno e più efficiente l'infrastruttura e quindi passa attraverso i protocolli di modernità. Non è un'opzione, è una cosa da fare, è come decidere di fare
la macchina fotografica digitale anziché a pellicola non è più un'opzione, la devi fare digitale. Dobbiamo trovare il modo di farlo in modo semplice, senza seguire mode e follie, è anche un momento di crisi, e soprattutto uniformandoci a livello europeo, altrimenti avremo la solita babele di protocolli e di quant'altro. Questo impedisce poi cross investment paese su paese e impedisce anche il cross financing paese su paese. Bisogna ripensare profondamente la filiera, quindi dell'edilizia, del real estate, e il ripensamento ha già una risposta a livello internazionale, si chiama sostenibilità. Sostenibilità e innovazione sono praticamente sinonimi e si accoppiano col termine value, cioè quindi se vogliamo che i bilanci delle imprese, delle banche tornino floridi, devono riempirsi di edifici che mantengano il valore nel tempo. Gli edifici che mantengono il valore nel tempo sono quelli che sono allineati per esempio con le direttive europee future, perché fra due minuti, nel 2020, tutti gli edifici che non saranno allineati perdono di valore, come avere delle macchine euro zero in garage e tenerle lì. E quindi c'è da fare un lavoro immenso. L'Europa stanzierà risorse rilevanti nel prossimo decennio, tutte sulla sostenibilità certificata e monitorata.